Sono Sor Bernarda Sisti, originaria di Torbole Casaglio, di Brescia. Sono in India attualmente da 17 anni. E arrivando in India era una missione appena appena iniziata, quindi abbiamo incominciato prima a conoscere l'ambiente e a visitare le famiglie e a vedere un po'. E poi abbiamo iniziato una scuoletta per la gente marginata. Vivo in Madurai, in una zona molto marginale, e quindi per le famiglie povere era impossibile portare i bambini a scuola per ricevere una buona educazione. Abbiamo iniziato questa scuoletta fino alla quinta. In quel momento anche la visita alle famiglie, l'aiuto ai poveri, molto aiuto alla scolarizzazione non solo di quelli che vengono alla nostra scuoletta, ma anche di altri poveri che vivevano nel settore. E poi abbiamo iniziato anche a avvicinare ragazze e oltre alla pastorale solidaria e anche religiosa, abbiamo iniziato la formazione. Attualmente abbiamo nove sorelle indiane che si dedicano sia all'insegnamento che alla visita alle famiglie, perché il nostro sogno è anche creare un centro per la famiglia, che è molto utile e necessario, soprattutto in quella zona, in quella diocesi, zona povera. E ultimamente abbiamo aperto anche un'altra missione dove le sorelle aiutano o servono anche un orfanotrofio. Io sono contenta di stare in India perché è un paese, prima di tutto, dove siamo, c'è molto bisogno e anche perché si vive una vita di essenzialità e possiamo noi incarnare in quella terra, in quella zona, nel sud dell'India, anche il nostro carisma nazareno. Noi viviamo in un settore prevalentemente musulmano e anche nella scuola abbiamo bambini musulmani, indù, però c'è una buona convivenza perché il sud dell'India, anche soprattutto il Tamil Nadu, c'è molta presenza cristiana e quindi non è difficile per noi, non abbiamo problemi. Contrasti con altre religioni, anzi, c'è una buona integrazione. Quasi all'inizio della mia missione lì la lingua è Tamil e quindi si deve usare l'inglese e c'è sempre qualche persona preparata che ci aiuta a condividere con la gente, a aiutare. Nella mia visita con le famiglie. Una volta sono capitata in una capanna dove c'era una bambina di 2 anni che era solo pelle e ossa, stava morendo con una febbre alta. Allora noi che abbiamo fatto un convegno con un ospedale vicino l'abbiamo mandata e così si è ripresa. Nello stesso villaggio, in un'altra circostanza, pure abbiamo incontrato una donna che non aveva forze, non sapeva cosa aveva, non poteva stare in piedi. E l'abbiamo mandata a questo stesso ospedale. Ci chiama l'infermiera e dice: "Ma guarda che questa donna ha bisogno di sangue." E io ho detto: "Datecelo." "Ma questa è una donna del villaggio, ma che mica il sangue è caro." E quindi noi abbiamo insistito che le desse il sangue. Allora la riflessione nostra è stata proprio quella: come i poveri sono poco valorizzati, non gli danno importanza. E quella donna adesso è una persona che ha salute, ha tanti figli e sempre ricordo, dice, se le suore non fossero passate a visitarmi, io sarei già morta da tanto tempo. Ecco, questo ed altri fatti ci incoraggiano, no? A continuare a servire anche le famiglie.